Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 455esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, siamo qui con questo camion attaccato a questo semirimorchio che non so neanche se ha l'asse sollevabile, sì, anche l'asse sollevabile. È un 540, è un FH13540 serie 4. Questo camion ragazzi l'avevo fatto per fare qualche tipo di carico pesante, infatti è un doppio ponte e oggi mi sono inventato questo carico. Siamo con tipo 430 quintali sopra. Ho gonfiato tantissimo il peso per vedere un po' sotto sforzo il mezzo. Partiamo da Kirkenes, Kirkenes, dobbiamo andare a comprare il garage in città. Poi torniamo giù, andiamo a Nickel, compriamo il garage anche qua. E poi concludiamo la nostra tratta a Murmansk. Poi compreremo il garage anche qui, ma dopo. Quindi, cambio automatico, direi che possiamo partire subito. Non facendo andare avanti il camion. Ok, 430 quintali, Infatti sta già partendo col primino. Col crawler. E mi sa che sta anche slittando. O forse no. Perfetto, spero di non incontrare grossi problemi perché sinceramente non ne ho tanta voglia. No, non si tiene! Cavolo! Beh, qui c'è la collisione sbagliata, ormai lo sappiamo. Spero di non incontrare grossi problemi perché ragazzi qui veramente... Se no succede un disastro. A parte che il volante sarà il peso, sarà quello che sarà, ma il volante è tipo diversissimo da sentire. Ma molto diverso. Magari il doppio ponte che... A parte che andiamo dritti. Lo fa sentire diverso. Ci ho messo come cambio uno che ha per esempio la retromarcia. Guardate quanto è corta. E ora stiamo anche slittando, guarda. Non so da che lato, ma stiamo slittando anche qua. Quindi bisogna già bloccare il differenziale. Perfetto. Ah beh, però funziona bene. Slitteremo parecchio andare sotto qua, ve lo dico. Dai! Ci passano 3 km di lì, vi faccio anche vedere nel caso non l'abbiate visto. E ora va bene? Ok, ora gli va bene. Forse era meglio mettergli un carico un pochino più leggero a questo, poi tanto anche un 730. Taglierò al 730 questo carico così pesante. Comunque lo proveremo anche col 730 e poi anche col 750. Ora ripartirci di qua. No, stiamo andando dritti. Va bene. Sapete cos'è? Dato che questi Volvo esistono anche a cambio manuale, io mi trovo meglio a cambio manuale, per cui fatemelo un attimo impostare a cambio manuale. Volvo 12 più 2 e via. Almeno mi troverò un po' meglio. Ora fa il caricamento, mica. Perché? Comunque, ragazzi, teoricamente ho aggiornato i driver della scheda video, non dovrebbe più darmi grossi problemi. Ora, possibilmente, se si sbriga mi dirà in che marcia è. C'ho tutto il freno schiacciato perché ho paura che voli all'improvviso il camion. In discesa. Dai, però, sbrigati che abbiamo un mucchio di strada da fare oggi. Ecco qua. Ok. Vabbè, giustamente. Cos'è? C1 RLLRLHR. Vabbè, no, tu vai indietro in retromarcia. Che cavolo gli ha preso adesso? Ma perché mi fa così? Oh, aspettate, ragazzi, che si è buggato anche qualcosa col volante. Input wizard, controller, vediamo se così lo prende. No, perché no? Ma perché tutte a me mi devono capitare? Apriamo il profiler, che ora ci metterà mezz'ora ad aprirsi. Qui c'ho anche ancora T di tappeto, ma teoricamente non mi serve più. Vediamo quando dobbiamo scaricarlo. Dobbiamo scaricare 24 ore su 24. 24 ore su 24. Com'è? Ah. A Murmansk. Murman, vabbè, quella roba lì. Vediamo un attimino se riesco a 900 gradi. Ok,
Ok, chiudi qui, chiudi qui. Vai qui e guarda un po' se ti ha preso i 900 gradi. Ok, ci sono tutti? Ci sono tutti. Quindi. Ah no, aspetta, questo. Ah, ecco, infatti dicevo, mi ha preso il panico. Dove ce l'ha il primino il Volvo? Io mettevo quello dello Scania che è qui. Andiamo su piano piano. Ma slitta qua. Sì, credo che stia slittando, però. Amico, dovresti anche sterzare, se no. Di qui non ce ne veniamo mai più fuori. Sì, beh, no, aspetta, ho sbagliato. No, non parte neanche in primo. Wow, sei pesante. Cioè, è impossibile uscire lì. Io ragazzi mi ci appoggerò lì perché non sterza il camion, non si può fare niente. È l'unica, eh. Il camion non sterza, non c'era nient'altro da fare. Poi quando siamo qui il camion quando prende ad andare dovrebbe andare teoricamente. Però è pesantissimo. Guardate un po' che fatica che fa a venire su. Un bel 5,40 e non è che sia un 4 qualcosa. Comunque poi abbiamo della strada normale, non vi preoccupate, non è solo questo stile di strada. Fosse stato un doppio ponte, non fosse stato un due assi normali, non avremmo avuto questi problemi qua che non sterza. Sto facendo pratica con le marce. Ancora. Ok, capisco che non devo cambiarvi, dico. Ci mollo un po' l'acceleratore e basta. Che qua c'è il dislivello, se andiamo giù è un casino. No, la retromarcia. Ma cos'è, spento? Ragazzi, la ruota davanti era giù. La ruota davanti era giù. Ora andiamo su così. Primino e via. A parte che qui magari c'è anche questa strada qui che è un po' combinata male, ma io mi. Soprattutto che non gira, perché poi andare su piano non è un problema. Il fatto che mi preoccupa è che non gira, tipo qua ora, come farò? Ci passiamo. Sì, cavolo. Continuasse a sterzare. Anche là. Ho spento? No. Sono passati al pelo. Ok, beh, qui è quello scalino lì. Ok, qui torniamo in Norvegia. Di là tipo eravamo no, Australia, come si chiama? Russia. Tarda mi pare che gli faccia anche abbastanza fresco. Aspetta, com'è la terza nel Volvo? Così. Ah, gira! Perfetto. Mi sembra di fare tipo quei che fanno anche tipo il telefilm adesso. Sono già nell'ultima marcia e sono solo ai 40 all'ora. Ok, credo avremo qualche problema poi in futuro, però va bene. Vorrei dire che andremo più piano. Tipo quello che fanno mega trasporti eccezionali, quei telefilm lì, quei programmi lì. Va bene. Su di qui
non ci gireremo mai. Per cui mi sa che dovremmo aiutarci con qualche tipo di teletrasporto. Perché perché il camion non gira, ragazzi. Io qui non ci posso far niente, se non gira. Spero che giri. Se nel mio caso non giri, non ci posso fare niente. Aia. Qui è un casino, non riesco a capire se slitta o cosa. Sta di fatto che non gira. Ok, devo bloccare il differenziale. Il differenziale ci fa andare dritti. Ah, vedete ragazzi, ho fatto un po' un fail, mi sa, a fare lo tre assi questo camion. Tre assi così. Sapete cosa vi dico? Facciamo così, ci ricordiamo questo punto dove siamo arrivati. Ora apriamo questa mappettina qui, andiamo a modificarlo e poi torniamo. Facciamo, tanto ai primi tornanti eravamo. Mi spiace però, ragazzi, non è che ci posso fare, non me lo potevo sapere prima io questo. Ok, gestiamo, già ci siamo anche il camion. Che gli abbiamo fatto dei danni. Perfetto. Tuning. Dov'è? 6x2 tandem. No, non li voglio i tandem. Toglimeli un po', che sennò faccio un casino. Ok. 6x2. No, è 6x2 così. 6x2. 4. No. No. Non c'è quello. Oh, questo. Questo qui. Modifichiamo un attimino il camion. E poi torniamo. Allora, Volvo Trail Master. Gli mettiamo le solite nostre ruote. Mettiamo gli soliti nostri cerchi. Che dovrebbero essere questi. Sì, infatti. Qui mettiamo questi black. Sì. E qui mettiamo questo. E qua dentro. No, Scania non è uno Scania, è un Volvo. Acquistiamo. Sapete cosa vi dico io? Quasi quasi. 7,50. Non lo so, mi verrebbe da farlo. Euro 6, mettiamo l'euro 5, che non vorrei avere problemi con l'euro 6. Qui però rimettimi questo. Ok, il cambio, dato che mi sembrava molto corto questo, rimettimi questo qui normale. No, aspetta, 5,41, mettimi questo qua, 3,40. Ok. Allora, cosa da fare? Mettiamo il manettino e riaccendiamo le nostre cose. Perfetto, e ora ritorniamo là. Mi scuso ragazzi ancora un'altra volta, ma non ci posso fare niente. Allora, di là di questa montagna. Qua. Eravamo all'inizio, al primo tornante, qua. Ok. Vediamo se riusciamo a partire in seconda. Cavolo, abbiamo un 7,50. Ok, nel caso di perdita di trazione possiamo anche alzare un asse se vogliamo, quindi adesso. E avendo anche l'ultimo asse dietro, siamo in portata e abbiamo anche lo sterzo che ci serve. Abbiamo più. Che casino. Oh. Mi sa che ho fatto un fail anche stavolta. Perché il differenziale è bloccato, non va su. Ero da fare due assi. Bella finita sto cambio, mi sa. Su così facciamo due assi. Ragazzi, basta poi, Io spero che si metta ad andare. Dov'è la città? Qui. No, di qua. Qui. Di qua a sinistra. Permesso.
Non ti bloccare. Ok. Permesso. Allora. No, non riusciamo a fare niente alla fine di questa puntata, ragazzi. Ma volevo rendervi partecipi di tutte le nostre avventure. Allora, due assi, 4x2. Così va benissimo. Sì. Acquista ancora per l'ennesima volta. Ah, prima cosa da fare, metti il manettino e poi ritorniamo là. Fa anche un caldo, ragazzi, non avete idea. Cioè, penso idea ce l'abbiate. Aspetta, sbagliavo tasto. Ah, mettiamoci ai piedi della discesa. Qua. E ritentiamo per l'ennesima volta. Beh, partiamo in prima. Poi. In prima, cavolo. Oh, cos'è? Neanche col primino non parte. Ok, una volta partiti riusciamo. Poi. Vedete, ora non perdiamo più trazione, riusciamo ad andare bene. Insomma. E allora ho paura anche dello Scania doppio ponte, sapete? Accelerazione full qui, ragazzi. Sì, ok, con questo si riesce bene a andare su. Ve l'ho detto, i miei preferiti, ragazzi, sono i due assi, perché qualsiasi tre assi su Eurotrack non è fatto per niente bene. Mi piacerebbe esserci venuto col tre assi, perché era un trasporto da tre assi, 430 quintali, quanti sono netti. Comunque slitta e perde trazione, si sente e si vede anche da giri motore. Anche qui è finita la salita. Sì, allora così non dobbiamo neanche mettere il differenziale, non facciamo niente. Accelera tutto. Ok. Beh, sono anche per fare la pausa lui. Ma il doppio ponte lo mettiamo una volta arrivati. Possiamo metterlo una volta arrivati giù da sta strada, il doppio ponte. Sì, faremo così. Poi lì ci servirà. Cioè ci tornerà più utile, insomma. Ok, non cambiamo altre marce su di qui. Adesso mi spiace fermarmi, qui c'è un po' di spazio, ma mi spiace fermarmi a far la pausa, ormai che abbiamo preso il via su da sta salita. Fermiamo tra un attimo. Assolutamente qui non cambiamo. Che ora è poi già tutto? Sono le 3 del pomeriggio. Qui si può cambiare, ok, qua mi sa che ci possiamo fermare un attimo. Fermiamo a farla qui la pausa, che sicuramente poi ci saranno posti meno meno adatti. Allora facciamo venire le 7 del mattino. Perfetto, abbiamo fatto una bella pausona e ora ripartiamo in prima. Ok, prima, seconda e terza riesco a mettercelo, ora non cambio più. Perché lì era pianura, vedete già su di qui che comincia a fare fatica. Quarta, penso non ce la metteremo su sta strada. E invece sì. Perché ce la fa. È un 750 cavalli, ragazzi. Cioè, confronto all'altro non c'è niente. 16 cilindri. Scusate, cioè, 16 cilindri. 16.000 di cilindrata. Non ha niente a che vedere col 540, però. Sì, forse l'altro cambio era più adatto per sta strada, avevi più scelta di marce. Invece qui è un po' meno.
Cioè con l'altro saremmo stati tipo in quinta a questa velocità qui, no? Ora più o meno anche. Però questo qui è il cambio diciamo più da strada. Via di mezzo, poi c'è quello invece da autostrada. Andiamo piano per tutti i punti. Cioè io non so, non lo sto muovendo io al volante. Penso che si noti che io lo tengo solo in questa posizione, penso si noti che si muove da solo. Anzi adesso lo giro, ve lo lascio andare. Beh, ora guarda a caso non giro. Questo perché andavo troppo piano, vedete qui? Si muove lo stesso, cioè si muove da solo. Qui non si possono usare i freni assolutamente, anzi è pericoloso non usarli. Che tutto sto peso spinge tanto e rischiamo ancora di più a non usare i freni. Beh, ovviamente con la dovuta cautela, eh. Ci voleva il retarder Scania che è molto più efficiente di quello Volvo. Piano piano rimettiamo il retarder full e ci prepariamo alla discesa. Marce corte, mani sul volante e via. Questa è la dura vita dei camion che devono fare sto lavoro. Ragazzi, sia il camion che gli autisti qua vengono messi a dura prova. Beh, uno che fa oramai tutti i giorni sto giro qua, il camion che funziona bene, non come qui su Aerotrack, lo saprà oramai come. Comunque non c'è modo di fermarli, 430 km in Italia, guardate un po'. netti, poi chissà quanti sono lordi. Povero camion, ragazzi. Poi vediamo quanto ci fanno pagare l'officina, che non ho fatto di danni, non ho picchiato contro niente, penso abbiate visto anche voi. Solo di gomme, sospensioni, cose del genere. Che tanto ci andiamo perché mettiamo tre assi. Il volante va di là. Ok, piano. Il retarder c'è già, no? Sì, tutto al massimo. Bisogna anche stare attenti a come si sterza. Qui sì che ci voleva il Volvo FMX. Sai che il FMX in teoria arriva fino a 5,40. Non va di più. Quindi era un po' poco. Però sarebbe bello. Sarebbe il camion giusto. Qua pende tutto da destra. Sì, ci è voluta una puntata per fare solo sta discesa, quindi bene. Non vedevo l'ora. Quanto tempo fa? È passato 3 ore. Aspetta, ho voluto scalare, ho cambiato. Neanche gli alberi riescono a stare in piedi da soli. E ora di nuovo, bella discesona. Mi tengo più all'interno, tanto il rimorchio ci passa. E almeno se mi spinge fuori ho un po' di margine.
sei destra o sinistra, cavolo qua. Il camion c'è da fare revisione ogni 5 minuti. Cioè revisione, controlli ogni 5 minuti quando fai queste cose qui. Credo che non abbiamo ancora superato i 40 all'ora su sta strada. Adesso siamo ai 40 all'ora. Ah, ma oramai è finita qui. Siamo arrivati. Oh no. Sì, 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 qui era finito oramai, mi sembra. La parte brutta l'abbiamo passata. Limite di 10 tonnellate, com'è? Faccio cadere sto ponte allora. Sì, ora qui è tranquilla. Mi sa che per questa puntata ci facciamo che arrivare là e basta. Ah, là all'officina. Comprare il garage magari, andare là all'officina e basta. Guarda com'è. Tipo in quei due dossi lì era tipo ballava tantissimo. Tipo ho fatto tutte. Adesso non posso rivedere. Comunque tutto nulla faceva. Tutto passare a fianco al fiume qua. Anche qui guardate un po'. Tutto prende di là. Cioè, è veramente difficile a volte contrastarlo. Per esempio qui prenderà a destra. C'è un chilometro d'acqua di vicino a niente. Oh, si è fermato. Forse perché sto andando più. Sì, esattamente. Gli ho cambiato marcia un po' troppo presto. E il Volvo non è come lo Scania. Il Volvo lo risente che gli ho cambiato marcia troppo presto e non posso. Se lo Scania gli cambiava una marcia così, anche con questo peso ci sarebbe andato su tranquillamente. Però non è uno Scania. Lo Scania ce lo proveremo, che ne so, tra due giorni. Perché domani finiamo questo viaggio, poi rifacciamo lo stesso identico viaggio con lo Scania 7.30. Questo oramai possiamo dire che l'abbiamo fatto tutto con lo 7.50. Almeno vediamo la differenza tra i due. Scania sarà solo a cambio automatico esclusivamente. Dicevo, lo Scania solo automatico perché i 730 sono solo ed esclusivamente automatici. Ho rischiato un pochettino. Nella realtà poi nel gioco puoi usarlo come vuoi. Forse per stavolta potrei anche usarlo manuale. Usiamolo manuale, almeno vediamo effettivamente la differenza. Dai, non farmi scalare. Invece mi fa scalare. Piano. No, comunque come... Non è un buon motore, 750. O non è fatto bene qui. Cioè, veramente... Un terzo fa una fatica. Qui tutto inclinato di qua e di là, guarda tipo il volante come si diverte ad andare da solo. E siamo arrivati in fondo. Basta un attimo là chicchiando, teoricamente deve caricare la città qui. Il volante quando prendi tipo i buchi mi è scappato di mano.
Salve. Oi. No. Okay. Scalare mezza marcia, no? Cos'è, discesa? No. No, qui c'è solo da allargarsi un pelo. Ok, la pausa la faremo giù in città. Perfetto. Povero Volvo, lo facciamo riposare un pochettino. Merita adesso un po' di asfalto. E ora gli andiamo a mettere anche il terzo asse, che ha un peso su quell'asse lì, poverino. No, non farmi scalare. Mi fa scalare, mi fa scalare. No, non mi fa scalare, ci è riuscito. Ha capito che devo farmi una pausa. Adesso fermo un attimo, cioè fermo un attimo e la faccio. Salve, che suoni così tanto. Oh, che pendenza qui. Bene, averla vista prima. Ma io non mi fermo più qua in fondo. Sì, 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 mi fermo. Ho visto che aveva preso una velocità, ho detto io qui non mi fermo più. Quelle 7 ore con calma ce le faremo. Sapete un po' cos'è che mi frega forse? Che tendo a metterci questa marcia come se fosse la seconda dello Scania, però essendo l'ultima del Volvo e la penultima sarebbe dello Scania, mi frega un po' come rapporto. Credo sia quello dove il perché. E ora mi vado a fermare. Ma che ora è che mi dovrei fermare? Alle 11 e mezza teoricamente. Piano, che se qui mi taglia la strada qualcuno in questo incrocio non mi fermo mai più. No, ho aperto la mappa. Ehi, amico? Stare a fondo sul freno, perché sennò non mi sarei mai più fermato. Qui scaliamo. Però è bello portare carichi pesanti. Qua i freni quasi quasi non li ho neanche usati. Ho usato poco e niente. Invece sì, e anche tanto devo usarle. Guarda che nave gigante. Vabbè. Perfetto, qui non c'è traffico teoricamente, quindi possiamo anche stare in mezzo alla strada, ma noi non ci stiamo. Sono le 11:16 e siamo arrivati alla nostra destinazione per oggi. Contate che io avevo messo in conto di fare tutto il viaggio oggi. Perfetto, eccoci arrivati, vediamo un pochettino. Beh, solo 21 euro, solo. Niente al telaio, niente alla cabina, strano. E ora rimettiamo 6x4. 24. No, devo rimetterci la ruota, come dico io, ma uffa. Che ruote lì ci vanno lì? Michelin. Qui ci va questo cerchio qui. Qui ci vanno... Beh, qui ci va questo drive. Quindi se non è che gli ho messo il tag, no.
Qui non ci va niente, qui ci vanno questi qui. No, aspetta che... Questo qui, perfetto. Acquista. Chiudi. Abbiamo modificato più oggi noi questo camion che in tutta la sua vita che farà. Ok, uno. Tac, tac, anche se non abbiamo niente di ausiliario. Niente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto, ciao a tutti.